politica che scientifica e bisognava fare presto, presto, tanti numeri? Cerchiamo di prenderla nella maniera, come dire, più blanda e meno tranchant possibile, e che così faccio già capire qual è il mio pensiero, ovviamente. Ma insomma, per questa cosa della campagna vaccinale c'è la necessità prioritaria della tutela collettiva, ma anche l'opportunità necessaria dell'attenzione al rischio individuale, almeno da un certo punto in poi, quando hai già vaccinato molto. Magari a rischio individuale può anche essere che tu debba prestare un minimo d'attenzione. Ora, è molto raro quel che è capitato, ma sui grandi numeri con tanti giovani che fanno quel vaccino è un po' la cronaca di un evento annunciato, poi trovarsi l'evento e poi ovviamente doverlo piangere. Se fossimo stati nella situazione del mese di marzo-aprile, quando insomma, la vaccinazione aveva iniziato giusto a decollare e avevamo ancora molto da dover fare, ci si poteva valutare e pensare e si poteva dare determinate priorità all'interesse di avere tante vaccinazioni tutte e subito. In questa situazione potevamo pensare a una cosa diversa, potevamo pensare che in determinate fasce di età sarebbe stato più prudente e alla fine dei conti anche più efficace, non per un'efficacia. Che cosa sarebbe stato del più vaccino. efficace? Efficace nel senso di evitare tutta una serie di cattivi pensieri, di perplessità, di rinfocolamento di posizioni Novax. Che determinati tiramolle, determinate scelte, così Ma come sono scusi, state professor fatte, hanno Galli. alimentato. Professor Galli, mi scusi, e poi do la parola a Sallusti perché vedevo che scuotevi la testa mentre parlava Michela Murgia. No, no. Ma vorrei capire, in questo caso, il pasticcio è della politica, della scienza, dei giornalisti, professor Galli? Sa, se fosse stato per la scienza. Molti dei protocolli che ci hanno portato ad adottare i vaccini sarebbero stati visti con forti perplessità perché oggettivamente incompleti. Dopodiché, chiaramente ci sono delle priorità e ci sono stati dei risultati molto confortanti più che dagli studi, dall'applicazione pratica delle cose. Se fosse stato per le agenzie internazionali, abbiamo visto un po' di balletti su questo tipo di argomento, un po' sì, un po' non sì, acceso, E spento, quindi? spento, acceso. La politica è venuta appresso e appunto la politica è venuta appresso in una situazione in cui poi un po' ogni regione fa quel che gli pare e qui siamo sempre a non avere un vero coordinamento E questo nazionale, è comunque la abbastanza autorevole per dire definitivamente una cosa. Il ministro l'ha fatto e l'ha fatto con chiarezza, e questo credo che sia importante. Allora, aspetti, aspetti, professor Galli, che voglio sentire.